Non mancano le sorprese in Serie D, perché nel girone E la clamorosa sconfitta del San Donato riapre i giochi al vertice. La squadra di Indiani è stata battuta allo Scopigno di Rieti dalla formazione laziale, che era passata in vantaggio con Tortolano nel primo tempo. Poi in apertura di ripresa Mazzierli, con un gol dei suoi, riportava le sorti in equilibrio. Ma il colpo di coda arriva al 90esimo, l'errore della linea difensiva dei fiorentini è evidente, Koulibaly ne approfitta per segnare la rete che diventa una vera polveriera per il campionato. Ne approfitta il Poggi Monzi, che non fa sconti alle badesse, inizia male il nuovo corso nei senesi, gli Elzani passano allo scadere del primo tempo con Ricco Bono. Poi Regoli che mette in ghiacciaia la vittoria nella ripresa. Bel punto della San Giovannese a Gavorrano. I maremmani erano andati in vantaggio in apertura di partita con Bruni, ma nella ripresa la San Giovannese agguanta il pari con Akmadou. Un pareggio che poi è cementato dal portiere Grassi, che sventa un calcio di rigore proprio all'ultimo minuto. A Cannara traballa la panchina di Brevi per il passo falso interno, e pensare che Peluso aveva illuso gli Umbri subito, ma la riscossa dello Scandicci è stata immediata, grande protagonista Saccardi che segna un gol per tempo. Colpo del Foligno a Cascina, i ragazzi di Marmorini credono ancora nella salvezza nonostante i guai societari. Valentini porta avanti Falchetti, che poi raddoppiano con Cigandà su calcio di rigore. La rete di Cesario non sarà sufficiente per i pisani. Botta e risposta nel derby Tifernate, il Trestina passa con Barbarossa, ma nel finale la Tiferno Lerchi stabilizza il punteggio con l'ex Tersini. A monte spaccato Marchi illude l'Arezzo, poi Mastino sbaglia e Bosi non perdona nella ripresa.